Oggi il nostro viaggio in Molise si ferma a Campo di Pietra, il borgo di Pietra. Le origini di Campo di Pietra risalgono al 1200, quando una colonna di militari germanici al servizio di Federico lo Zoppo prese dimora sullo sperone roccioso dell'attuale località Coste di Santa Maria. Successivamente la storia del centro fu caratterizzata da un tranquillo avvicendarsi di signori e casate, più o meno importanti. Il centro storico conserva le caratteristiche medievali. Mostra vicoli stretti con selciato in pietra e piccoli edifici a stretto contatto tra di loro. L'intero abitato era racchiuso nello stesso periodo da una sicura cinta muraria che si apriva in tre soli punti con le rispettive porte. La chiesa di San Martino fu costruita nei pressi di una delle porte che conduceva all'interno del borgo. L'edificio sacro custodisce all'interno una preziosa tela del pittore molisano Paolo Gamba, raffigurante l'Immacolata. Alla più piccola chiesa di San Bonaventura, edificata in epoca successiva al Medioevo, è legata una tipica storiella locale. Gli abitanti di Campo di Pietra vi si riunirono nel 1705 per decidere, tramite votazione, quale dovesse essere il santo protettore delle campagne. La popolazione del luogo avvertiva il bisogno di affidarsi completamente ad un protettore celeste, perché in precedenza le intemperie avevano causato gravi danni alle campagne. Il ballottaggio si svolse tra San Bernardino da Siena e San Martino, e quest'ultimo ebbe la meglio. Potete seguirci su Canale 11 Molise, 880 a Roma, anche sui profili YouTube e Facebook di Telemolise e tramite Amazon Fire. Siamo in onda anche su Telemolise 2, canale 12 del digitale terrestre, e su Molise Mio, canale 212.